Cari amici, ben ritrovati. Sedicesima puntata di After Hours, la Superlega di notte. Stasera ci occupiamo della settima di ritorno. Ciao Brozio, ben tornato. Ciao Grande Zorro, buonasera a tutti. E la cosa importante è che è vero che è la settima di ritorno, ma ne mancano quattro alla fine delle regular season. Quindi insieme con il nostro fidato Fabrizio D'Alessandro vediamo un po' gli ospiti di stasera. Andiamo a vedere davvero chi sarà con noi. Inizierà a essere con noi Osmani Guantorena e Jan Kozamernik. E poi un terzetto di palleggiatori. Oh, da Taranto, Marco Falaschi da Padova e Santiago Orduna da Catania. Chiuderà la puntata Maurizio Colantoni e Giampaolo Medei. E abbiamo già ospiti due atleti importanti che stasera si portano 2-3-0. Uno un po' più scontato dell'altro e quindi l'altra. felice di accogliere Osmani Guantorena e Jan Kozamernik. Che immagino sorridente, eccolo Osmani. Ciao ragazzi, ciao Andre, ciao. Senza nulla togliere Jan. Il 3-0 a sorpresa era quello di Modena contro Cisterna. Dai, poi ci torniamo sull'obiettivo di Modena, su quante cose sono cambiate all'inizio campionato. Invece Jan, a inizio campionato abbiamo avuto ospite Micheletto, che ha detto una cosa che ti facciamo sentire. Eccoti. Adesso senti cosa ha detto. Quando insomma schiacciamo sull'acceleratore tutti quanti siamo una bella macchina da guerra, dai. Siamo molto felici di avere i nuovi arrivi qua che stanno giocando molto bene qui a Trento, si trovano bene, quindi sono contento. Allora, intanto questo giovane Micheletto che dice sono felice di aver accolto questi, esatto, questi nuovi. La domanda è, tu Jan, che sei esperto, come hai trovato invece questi giovani? I giovinastri. No, è sicuramente una bella gioia giocare con loro. Sono veramente, cioè, portano un sacco di giovane età dentro il campo. In allenamenti ci divertiamo, è quello che secondo me fa anche la differenza quest'anno. Cioè, dobbiamo essere onesti, abbiamo un sacco di partite, averle giocato così come l'abbiamo giocato fino adesso è una bella cosa, e quindi sono contento che questi ragazzi ci portano anche a me, che non sono tanto giovane, però comunque non sono tanto vecchio, quindi però in questa squadra sono comunque terzo più giovane, più vecchio, che è sicura una cosa strana per me adesso. Parliamo di vecchi, niente, allora è bello giocare con loro. adesso arrivo, ecco. No, no. Quindi è una bella cosa giocare con loro, sono super bravi. Ci divertiamo, come ha detto, siamo una macchina di guerra che sta andando avanti, però abbiamo avuto quella sfiga di giocare male in Coppa Italia, però è successo, adesso andiamo avanti, come ha detto, una vittoria questo weekend che dovevamo farlo. Jan, Podraskanin, finita la due giorni di Bologna in Coppa Italia, ha detto che bisogna trasformare questa sconfitta in Coppa Italia in una lezione, no, per il proseguio del campionato. Direi che ci state riuscendo. Sì, dovevamo girare la pagina. Dopo quello che è successo, sicuramente possiamo dire che non era la nostra miglior prestazione, non era la nostra giornata. Stare in questa difficoltà fa vedere quanto grande è la squadra, quindi quello ci dobbiamo ancora imparare, migliorare. Secondo me già dopo la prima partita che abbiamo fatto contro Monza si è visto, sì, che se scendiamo in campo con un obiettivo, con fame, si può fare tanto, quindi dipende tanto da noi, dipende già tanto da quello che stiamo facendo in campo, non di quello che si parla fuori, quindi dobbiamo un po' cancellare quello che si sta dicendo fuori, che siamo primi in classifica, però è importante quello che si fa in campo, e quello ci siamo detti dopo la partita, e secondo me è bastato, adesso vediamo come va avanti. Certo. Jan? Io ho girato tante squadre in Italia, sono in Trento, sono stato a Milano. Adesso che abbiamo giocato contro Vesovia, c'era una bella fame di vincere quella partita lì in Champions, però niente di personale, non ho avuto tante esperienze di quello tipo, secondo me, che potevano essere personali. È vero che è il primo anno che sono andato via dal Milano, volevo vincere, però non potevo perché giocavo in Polonia, quindi non ci potevo andare, però è quello che
che è successo, però adesso siamo qui di nuovo a Trento e ho vinto contro Milano già due volte, quindi... Senti, Ian, una cosa. Io ho avuto piacere di vedere, in realtà piacere, non avete giocato molto bene, però a Bologna eravamo entrambi a fondo campo. E devo dire che voi centrali, tu sei tra questi, avete veramente sviluppato una qualità al servizio che fa paura, fa letteralmente paura. Vista da fondo campo, fa impressione, la palla in alto, viaggia velocissima, si muove come un gatto impazzito. Tu e russo, soprattutto voi due. Quindi ci racconti un pochino come sta proseguendo questo passaggio che rende anche voi centrali dei battitori pericolosissimi. Eh sì, secondo me da quando è cambiata la palla, da quando hanno cambiato questo pallone, un po' dovevamo adattarci perché la float comunque non è più così efficace come era prima e quindi già a Milano, quando è stata questa transizione, quando è stata fatta, ho iniziato a battere un po' di ibrida, però facevo fatica di trovare tipo punto di riferimento dove volevo metterla, trovare i miei colpi preferiti, però adesso con Ani che andava avanti mi sono trovato molto bene, perché avere tanta variabilità è una bella cosa secondo me, perché per i ricevitori non è mai così facile di aspettare solo un tipo di battuta, no? Certo. Ci stiamo giocando tantissimo in allenamento con questi ricevitori che ce l'ho, che ricevono da Dio, è veramente una bella sfida, però stiamo facendo bene, quindi è stato importante questo sviluppo di battuta, perché se no non avere battuta efficace, cioè, non sei così importante poi dopo. No? Guarda, hai già fatto la domanda anche a Oss. Fly down, bella cosa. Gianna, con te vorrei condividere una cosa che potrebbe rischiare di essere un po' pericolosa, però mi fido molto della tua disponibilità. Allora, quando io ho visto giocare Trento, davvero vedo dei giocatori giovani che hanno delle abilità straordinarie. Penso a Alessandro Micheletto, è come se fosse un nuovo prototipo di giocatore, è altissimo, è bravissimo, tutti i fondamentali, cioè, la via, e quindi veramente dei giocatori a Trento straordinari. Ho avuto un po' la sensazione, per la verità me lo ricordo in modo specifico, quando venni a Trento qualche settimana fa, giocavate contro Milano a tre giorni dalla Coppa Italia, una bellissima partita, e in alcuni momenti è come se avessi percepito un pochino, chiamarla superiorità non è corretto, ma un po' di eccesso di tranquillità. Smargiassi è un po'... Però qui, cosa ne dici di questa sensazione? Eh sì, quella partita è stata un po'... Cioè, non so, dal punto di vista, secondo me, testa era già la Coppa Italia, un po' troppo, secondo me. E quindi da quel punto di vista che noi siamo scesi in campo, abbiamo visto che in primo set quanto si deve spingere per vincere questa partita, abbiamo spinto quel minimo che si doveva e quello che in quel momento non era il massimo che potevamo fare, però davanti a una partita che ci aspettava di semifinale era un po' così, tutti parlavano solo di questa Coppa Italia, poi in mezza settimana c'era questa partita di Milano che dovevamo vincerla e poi siamo scesi in campo un po' così, senza tanta pressione, tutti con la testa un po' avanti e è andata bene perché poteva andare molto peggio, poteva andare peggio e ci siamo salvati, ci abbiamo vinto la partita che onestamente era già un bel segno prima di Coppa Italia che magari dobbiamo essere più bravi quando scendiamo in campo. Quindi Ian, in settimana ho visto un sacco di video sui social dei tuoi compagni di squadra, di Sbertoli, Lavia, sul Fanta Sanremo, sulle varie formazioni varie. Tu l'hai seguito Sanremo? Guarda che faccia che ha fatto. Sì, lo seguo perché sono stato anche a Milano con Matteo Piano, che lui seguiva tantissimo. E quindi sono stato sempre un po' coinvolto in queste cose. Sì, ieri l'abbiamo seguito soprattutto perché eravamo sul pullman dopo l'aereo che stavamo tornando al Bologna, a Trento, e abbiamo guardato tutti insieme, quindi è stata una bella cosa. E niente, cioè, lo seguo anche in Polonia, se sono sincero, ho guardato qualche serata, però è l'unica cosa che dura tantissimo, quindi... non ce l'ho sempre tempo di guardarla. Finito. A far parte di questa numerosissima serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao.